I pazzi sono morti. Tutti quanti. Devo ammetterlo. Non avrei mai pensato di desiderare tanto la morte di qualcuno. Neanch'io. Ezio. Ti ringrazio per aver mantenuto in vita un poco più a lungo questo mio sogno. L'onore è mio, signore. Cosa farai adesso, figliolo? Ci sono ancora altri che devo trovare. Stanno già piantando i loro artigli nel cuore di Venezia. No. La bella Venezia. Allora è lì che deve condurti il tuo viaggio. Prima che tu parta, ho qualcosa per te. Un dono. Questa cappa ti identifica come amico dei medici. Finché l'indossi, le guardie saranno più indulgenti nei tuoi confronti. Bada però, essa non ti garantisce l'immunità dalla legge. Che la fortuna favorisca la tua lama.
Leonardo! Ezio? Che fortuna! Io... ho avuto un piccolo contrattempo. Vediamo se posso aiutarti. So come aggiustarlo, ma da solo non ci riesco. Ce la fai ad alzare il carro? E questo cos'è? Eh? Pare un pipistrello gigante. Oh, nulla. Un'idea alla quale sto lavorando. Non potevo lasciarla indietro. A che serve? Ebbene, non è ancora il caso di parlarne. Al diavolo. Non ce la faccio a trattenermi. Ezio, credo di aver scoperto come far volare un uomo. Avanti, su. Guido io. Ma non ti ho nemmeno detto dove sto andando. Venezia, che città magnifica! Così tante fonti di ispirazione, il ponte di Rialto, piazza San Marco, l'arsenale! Shh. Che accade? Non siamo soli. Ma che succede? Chi sono? Uomini di Rodrigo Borgia. Perché? Che vogliono da noi? Credo ci vogliano morti. Nasconditi, presto! Cercano di salire a bordo, falli cadere! Ezio, qualcuno è salito! Fate le curve strette per far inclinare il carro! Ezio, guardati le spalle, fa qualcosa! Leonardo, sono qui per me, non per te. Ti raggiungo più tardi. Eccolo, è là. Davanti, colpite! Fuga, come quella notte ad alba, capito? Ricordate l'addestramento! Affrontate quest'uomo con molta attenzione!
Non amo che mi si faccia aspettare. Sapete cosa fare? State calmi. Pazienza, prima o poi sbaglierà. Ora, affrontate quest'uomo con molta attenzione.